Allora, nell'ultima lezione siamo arrivati a discutere del funzionamento isentropico di un oggetto convergente. In particolare, nel caso di un oggetto convergente, abbiamo visto come un oggetto convergente possa accelerare un flusso fino a farlo diventare supersonico, ovvero, per essere più precisi, fino a portarlo a condizioni critiche, cioè fino al numero di Mach unitario, ma non posso assolutamente rendere supersonico il flusso, cioè portarlo a numeri di Mach strettamente superiori ad 1. Abbiamo inoltre visto che in un oggetto convergente, la portata massica uscente è funzione della contropressione, ovvero della pressione che abbiamo nell'ambiente nel quale defluisce il flusso dal nostro oggetto, e in particolare detta PC su detto PC su PT, il rapporto fra la contropressione e la pressione di ristagno, pressione di ristagno che è un unico valore del nostro discorso, perché vi ricordo stiamo parlando di moti isentropici e pertanto la pressione di ristagno è costante dappertutto. La portata massica è fuori dal nostro gelo, abbiamo detto è funzione del rapporto tra la contropressione e la pressione di ristagno, perché per valori di questo rapporto maggiori di 0 e minori o uguali del rapporto P star su PT, essendo P star la pressione critica, il valore della portata massica uscente è quello massimo che abbiamo calcolato nell'ultima lezione. Invece, per un valore pari ad 1 del rapporto tra contropressione e pressione di stagno, ovvero per una contropressione pari alla pressione di stagno, la portata massica defluente ovviamente è nulla, non esiste moto nel nostro sistema. Per valori compresi tra queste due situazioni abbiamo una portata massica uscente che è inferiore a quella massima possibile. In particolare il moto si dice soffocato oppure in choking quando abbiamo questa situazione, ovvero quando la contropressione è minore o uguale alla pressione di ristagno, perché in queste situazioni noi abbiamo la portata massima che può defluire dal nostro sistema. Per inciso abbiamo dimostrato, ricordiamocelo ancora una volta, che la massima portata massica che può defluire dal nostro sistema può essere espressa come A star, essendo a questo punto A star l'area nella sezione di gola, quella nella quale, cioè nell'ultima sezione, perdonatemi, quella nella quale abbiamo il flusso critico, che moltiplica il rapporto tra K e R temperatura di ristagno, essendo K il rapporto tra i calori specifici a pressione e volume costante, che moltiplica 2 diviso K più 1 elevato a un esponente che è K più 1 diviso 2 volte K meno 1. Bene, sappiamo anche, abbiamo visto anche l'altra volta, come siamo in grado di esprimere la portata massica in generale, come questo sia il valore massimo, ma siamo in grado di esprimerlo anche in questo caso. Un oggetto convergente, ripetiamolo ancora una volta, mi consente di accelerare il mio flusso a partire dalla pressione di ristagno fino ad avere al massimo numero di Mach pari ad 1. Ovviamente non è detto, come abbiamo visto, atteso il valore della contropressione, che
il numero di Mach allo sbocco sia pari ad 1, cioè che il moto sia soffocato, cioè che abbiamo la pressione massima in uscita, ma questo accade solamente per particolari valori, per particolari valori della contropressione, cioè per valori della contropressione più bassi di quelli del più bassi di quelli della pressione critica, minori o uguali a quelli della pressione critica. Inoltre ci siamo anche detti che se volessimo accelerare il nostro moto ad essere supersonico, non ci basterebbe comunque un ugello puramente convergente, in quanto abbiamo detto che se provassimo ad allungare il nostro ugello nulla cambierebbe, perché sposteremmo solamente la sezione nella quale raggiungiamo le condizioni critiche, ma non potremmo mai superare il numero di Mach 1, e questa è la norma della legge delle aree che abbiamo dimostrato la volta scorsa. Legge delle aree che poi abbiamo visto è la semplice traduzione delle leggi di conservazione della quantità della massa e della quantità di moto. Anzi, per essere anche più rigorosi, vi ricordo che noi qua stiamo facendo di moto isoentropico, cioè di moto adiabatico, è assolutamente reversibile, C'è da segnalare chiaramente che allora, quando noi dovessimo allungare troppo il nostro ugello, le dissipazioni potrebbero cominciare a diventare significative, e quindi paradossalmente un allungamento dell'ugello convergente dal punto di vista poi reale, dei fluidi reali, potrebbe essere tutto controproducente piuttosto che poterci portare a un incremento della velocità. Allora, l'unica maniera ci siamo detti di rendere un flusso supersonico, cioè di avere un ugello che possa alla fine produrre in uscita un flusso supersonico, quindi un numero di Mach superiore ad 1, quindi una velocità più alta di quella che possiamo perseguire attraverso un ugello convergente, è quella di usare un ugello convergente divergente, cioè un ugello costituito da un primo tratto convergente seguito da un secondo tratto divergente. Ugello che va sotto il nome di ugello de Laval. Ugello convergente o di de Laval. C'è da dire che ovviamente, prima di fare qualsiasi considerazione, è chiaro che non è che qualsiasi ugello convergente divergente è in grado di portarmi, di portare il mio moto in supersonico, così come è chiaro che non basta in generale un ugello convergente ad avere un'uscita supersonica, ad avere un'uscita critica, cioè ad avere un'uscita con numero di Mach unitario, ma ovviamente debbono verificarsi alcune situazioni che adesso andremo un pochino ad esaminare. Allora, consideriamo quindi il nostro schema di ugello convergente divergente e cerchiamo di capire quali sono queste condizioni. Allora, in particolare consideriamo il nostro ugello costituito da un tratto convergente seguito da un tratto divergente, e in questo sistema consideriamo questo ugello in bocchi da osservatorio nel quale la velocità è zero e la pressione sia quindi pari alla pressione di ristagno. La pressione è pari alla pressione di ristagno sempre perché abbiamo detto stiamo parlando di un moto isoentropico, e pertanto in questo moto isoentropico la pressione di ristagno è una costante in tutto il discorso. Allora, come dicevo prima, è chiaro che la chiave del discorso, la chiave di tutto il processo, sarà il valore della contropressione, cioè della pressione che esiste nell'ambiente nel quale deve defluire questo ugello. Per rendersene conto basta fare un ragionamento simile
a quello che abbiamo fatto nel caso di oggetto puramente convergente, in quanto è chiaro che se la contropressione è pari alla pressione di ristagno, che cosa accade? Banalmente, la portata massica sempre zero sarà. No, se ho un ambiente che ha pressione costante, sia quello che sta dentro il serbatoio, sia quello che sta fuori, cioè la pressione del gas che stiamo considerando, cioè questo gas che stiamo considerando sia nel serbatoio sia al di fuori dell'ugello, è chiaro che non avrà un moto. Chiaro, perché? Perché ovviamente io ho rigorosamente le stesse condizioni dappertutto, ho una condizione di equilibrio. Quindi basta questo per rendersi conto che ovviamente non basta un ugello convergente divergente ad accelerare troppo flusso a supersonico, ma ovviamente le condizioni da rispettare deriveranno chiaramente da quello che è il valore della controversione. Anzi, come abbiamo visto per l'ugello convergente, il funzionamento dell'ugello di della valla sarà una funzione del valore della controversione. Allora rifacciamoci un attimo lo schema, perché ovviamente questo ci torna utile per fare una serie di ragionamenti, e andiamo a vedere in funzione di quello che sarà il valore della controversione come si comporterà il nostro ugello di Laval. Questa è di uguale a 0 e questa è la pressione. Io qua mi trovo la controversione. Allora, cerchiamo di andare a rappresentare in un diagramma che cosa succede alla pressione in funzione di quella che è alla pressione lungo il ugello in funzione di quella che è la contropressione. Vogliamo quindi rappresentare la pressione lungo questa scissa X presa lungo il mio ugello. È chiaro che allora quando la pressione in uscita, fosse quella caratteristica di questa situazione che indico con A, cioè la pressione in uscita fosse uguale a PA uguale alla pressione di ristagno, è chiaro che la pressione sarebbe costante lungo tutto il mio ugello e ovviamente questa situazione corrisponderebbe all'assenza di moto. Ora facciamo ancora due considerazioni. Debbono esistere due valori della contropressione piccolo, che indicherò con PC grande e PE, in corrispondenza dei quali dovranno accadere due condizioni. Allora, è chiaro che se la contropressione è uguale alla pressione di ristagno, abbiamo detto non c'è il moto. Allora, se la contropressione è un po' più bassa della pressione di ristagno, è chiaro che ci sarà moto. Come nel caso di ugello convergente, allora diminuendo questa contropressione, il numero di Mach all'interno di questo sistema comincerà ad incrementarsi. Arrivati a un certo valore della contropressione, avremo un certo valore, chiamiamolo PC grande, caratterizzato dal fatto che nella gola ho le condizioni critiche. Perché? Perché ovviamente il nostro ugello di Laval è costituito da un tratto convergente e da un tratto divergente. Allora, che cosa succede? Cominciamo a guardare cosa succede al nostro tratto convergente. Beh, diminuendo la contropressione, ovviamente la pressione della gola comincia a diminuire, fin tanto che non arriviamo al valore critico P star. Quando arriviamo al valore critico P star,
Beh, a questo punto, nella gola finalmente ho il numero di Mach 1. Ci siamo? Quindi esiste, diminuendo la pressione da un valore pH che era pari alla pressione di stagno fino a un certo valore pC. Bene, quando io ottengo un valore pC grande, allora nella gola ho le condizioni critiche. Ovviamente questo non mi assicura che il flusso in uscita dal gelo sia supersonico. Non mi assicura rigorosamente che il flusso in uscita sia supersonico, perché io sono arrivato al numero di Mach 1, ma non ho superato il numero di Mach 1. Mi seguite? Fate attenzione perché qua la questione è delicata. Perché la legge delle aree mi dice semplicemente che, beh, a un certo punto io arrivo al numero di Mach 1, ma una volta sono arrivato al numero di Mach 1, non è che io in un diffusore, scusatemi, in un divergente ho necessariamente il mio flusso che accelera ancora. Devo superare Mach di un delta infinitesimo e io non l'ho ancora superato. Allora, in generale esisterà un valore della pressione pie minore o uguale di pc, tale che allo sbocco ho flusso supersonico. Ora, in realtà, come vedremo, i valori pc e pie sono due valori distinti. Però questo ovviamente va chiarito. Quello che mi interessa capire in questo istante è che chiaramente quello che accade è che in generale non basta che io nella gola arrivi al numero di Mach 1. Io il numero di Mach 1 lo devo superare, perché se non lo supero, ovviamente questa parte divergente si continuerà a comportare come un diffusore, cioè a ridurmi la velocità. Questo è importante tenerlo presente. Bene, dati in generale questi due valori della contropressione, vediamo cosa succede in corrispondenza di valori compresi tra questi. Se consideriamo per esempio un valore P con V, se considero un generico valore P con V, che cosa succede? Se consideri un certo valore P con V, succede che ovviamente all'interno del mio tratto convergente la velocità aumenta e quindi la mia pressione diminuisce. Ora, quando io arrivo nella mia gola sono arrivato a un certo valore di pressione, che non è la pressione critica, è un valore più alto in generale, no? A questo punto io mi trovo questa corrente subsonica che si trova in un tratto divergente, in un diffusore, cui la sua velocità diminuisce e la sua pressione risale fino a un valore Pb, ok? Quindi se la pressione è un valore compreso, se la contropressione è un valore compreso fra la pressione di stagno e il valore di pressione pC grande che ho considerato, il flusso è sempre subsonico. Il flusso è sempre subsonico e accade che chiaramente la mia velocità aumenta nel convergente, diminuisce il divergente. La pressione diminuisce nel convergente, aumenta nel divergente. Se voglio vedere questa cosa in termini di numero di Mach e indico questo, ecco, e indico qui il numero di Mach pari a 1, ovviamente la situazione B corrisponde a un andamento del numero di Mach e quindi alla velocità di questo tipo. Ok? Questa è una situazione di tipo B. Ok?
Io qua devo rappresentare in termini di numero di Mach, potrei rappresentare in termini di velocità. La mia velocità parte da 0, raggiunge il suo massimo ovviamente nella gola, ma con un numero di Mach minore di 1, cioè con condizioni che sono ancora subsoniche, e poi il divergente si comporta come un diffusore. Il divergente si comporta come un diffusore, la velocità diminuisce, il numero di Mach diminuisce fino ad avere una certa velocità di uscita. In questa condizione B il flusso non è il flusso non è soffocato, cioè la portata massica non è il valore massimo che abbiamo calcolato nel caso di ugello convergente, ma è un valore più basso che possiamo calcolare a partire dal valore della pressione, dal valore della pressione della gola. La pressione della gola di fatto si comporterà come la contropressione nel caso di ugello convergente. Ora, che cosa accade se il valore di pressione raggiunge il valore Pc? Se la contropressione raggiunge il valore Pc grande, allora nella gola io ho condizioni supersoniche. Scusatemi. Nella gola ho un numero di Mach 1. Pertanto accade che Nella gola io raggiungo il valore di pressione P star. Raggiungo il valore di pressione P star che in generale sarà un valore di pressione che è più piccolo di Pc. Mi chiamo qua P star. Allora che succede nel caso C? Io mi trovo una situazione come quella che qui ho rappresentato, nel momento nel quale la mia pressione diminuisce fino al valore P star. Nel momento nel quale sono arrivato al valore di pressione P star, come abbiamo detto, a questo punto la portata raggiunge il valore massimo. Siamo? Bene, però che cosa succede? Succede che a valle della gola io non ho superato il numero di Mach, ho raggiunto solo il numero di Mach 1. Pertanto a valle della gola accade che la mia pressione recupera fino al valore Pc. Allo stesso modo, cosa accade al numero di Mach? Il numero di Mach, ecco, raggiunge il valore 1, pertanto ho il flusso sonico nella gola, ma successivamente la pressione, coerentemente con quanto ho detto prima, recupera, qui la velocità allo stesso modo diminuisce e il mio flusso esce con un numero di Mach inferiore ad 1. Ok? Ora, un'ulteriore diminuzione della contropressione Pc non ha più effetto sul valore della portata, ovviamente, perché a questo punto sono arrivato al flusso soffocato, sono arrivato al valore della portata massima. Il problema è che continuo a non avere flusso sonico in uscita, flusso supersonico in uscita, anzi ho all'uscita un flusso sonico, che all'uscita un flusso subsonico. Questa cosa è particolarmente importante per un motivo. Perché nel momento nel quale considero un valore di pressione PD, consideriamo un valore PD che sia maggiore della pressione PC, cioè maggiore della pressione che era sufficiente a farmi raggiungere condizioni soniche nella gola, ci siamo, ma ancora inferiore a PE.
quello necessario a garantirci che ci sia flusso supersonico. Che cosa succede nel momento nel quale troviamo una situazione del genere? Nel momento nel quale troviamo una situazione del genere, accade sostanzialmente questo. Accade che la mia pressione discende fino al valore del P-star, ok? Quindi discende fino a un valore del P-star nella gola e poi continua ad aumentare continua a diminuire per un po'. Cioè il mio flusso di fatto diventa supersonico. Il mio flusso di fatto diventa supersonico e quindi se rappresento la cosa in termini di un numero di Mach, ovviamente il numero di Mach effettivamente supera il valore unitario per un tratto. Che cosa accade in questa situazione? In questa situazione, tuttavia, se io ancora non ho raggiunto il valore della contropressione P con E, a un certo punto, in una certa sezione, si genera, per esempio quella che ho indicato, quindi una sezione del divergente, si genera quella che si chiama un'onda tutto normale. L'onda tutto è un fenomeno non reversibile, quindi la generazione dell'onda tutto è in qualche modo in contrasto con l'ipotesi di isoentropicità che ho finora utilizzato, nel senso che nella sezione nella quale si genera questo onda tutto, la sezione nella quale si genera questo onda tutto, in particolare in questo caso stiamo parlando di onda tutto normale, il moto non è isoentropico, perché l'onda tutto è un processo irreversibile. Okay? Che cosa fa sostanzialmente questo onda tutto? Quello che fa l'onda tutto, l'effetto dell'onda tutto, è quello di generare un salto di pressione, un incremento di pressione. Per cui nasce quest'onda tutto nell'ugello, che fa risalire la pressione a un tratto nel quale io ho un brusco incremento di pressione. Perché? Perché si è generato quest'onda tutto normale all'interno del mio ugello. Che fa? L'effetto di quest'onda tutto è quello di far cadere il numero di Mach. Pertanto il numero di Mach ricade a subsonico. Allora cosa accade se io ancora non sono riuscito ad arrivare alla condizione PE, della contropressione pari a PE? Accade che nel momento nel quale la contropressione non arriva al valore PE, il mio moto in uscita, io in uscita non vedo un flusso supersonico. Non perché il flusso non diventi effettivamente supersonico, perché ho superato il valore PC grande. Qui superato il valore PC grande, accade che il mio moto arriva allo stato critico della gola, a questo punto supera le condizioni critiche, supera il numero di Mach 1, ma la contropressione non è tale da permettere che in uscita ci sia uno sbocco supersonico, pertanto non è sufficiente, pertanto in uscita si genera un'onda tutto normale, onda tutto normale che è un processo irreversibile, che immediatamente genera questo incremento di pressione e genera una caduta del numero di Mach. Per cui in uscita io non trovo più il mio flusso supersonico, ma trovo ancora un flusso subsonico. Tutto questo fin tanto che io non riesco a conseguire in uscita una pressione P con E. Perché quando conseguo in uscita la mia pressione P con E, finalmente la mia pressione, diciamo così, a questo punto è libera di diminuire, il mio numero di Mach è libero di aumentare. È libero di aumentare fino a condizioni che poi la pressione può diminuire ulteriormente, quella in uscita.
la situazione tipo quella indicata con FG ovviamente nulla cambia, ovviamente nulla cambia perché non si genera, ecco, non si genera più la mia non si genera più la mia onda d'urto normale, il mio flusso è in uscita supersonico. C'è ovviamente una, allora distinguiamo un attimo questa situazione, per cui distinguiamo questo range di uscita che dà lungo a flussi subsonici da questa uscita che dà lungo a flussi supersonici. Ora c'è ancora da segnalare che in realtà fino a un certo valore di corrente, ecco, per valori, facciamolo bene, esiste un ulteriore valore P con F della contropressione caratterizzato da un'altra questione. Fintanto se il valore della pressione, della contropressione è P con E o meno di P con E, ma è più alto di un certo valore P con F, la in uscita si genera, proprio nella sezione sbocco dell'ugello, si genera un altro fenomeno irreversibile, detto onda d'urto obliqua. L'effetto dell'onda d'urto obliqua è sostanzialmente questo. Io la pressione che raggiungo allo sbocco dell'ugello è comunque questo valore P con F, una volta che la contropressione è meno di P con E. Però, se la contropressione è meno di P con E, ma più di P con F, in uscita si genera quest'onda d'urto obliqua che riporta la pressione al valore della contropressione, chiaramente. Ma nulla cambia per il resto. Il flusso in uscita sarà comunque supersonico. Se invece la pressione è un valore P con G, è un valore P con G minore di P con F, bene, in uscita avrò comunque il mio valore limite P con F senza il mio valore P con F senza altro cambiare. Allora, per sintetizzare quello che abbiamo detto a proposito dell'ugello di De La Valle, esistono alcuni, come abbiamo visto, l'ugello di De La Valle convergente divergente è sostanzialmente comandato, il suo funzionamento isentropico è sostanzialmente comandato ancora una volta da quello che è il valore della contropressione, come abbiamo visto per il caso dell'ugello convergente. Che cosa accade di fatto per questo ugello convergente divergente? Esistono alcuni valori limite della contropressione. In particolare, i valori limite della contropressione sono la pressione di ristagno, per la quale ovviamente non c'è flusso, un certo valore di contropressione pari a P con C, in corrispondenza del quale nella gola ho le condizioni critiche, un certo valore della contropressione pari a P con E, in corrispondenza del quale io in uscita ho finalmente il flusso supersonico. Nel momento nel quale io supero, ecco, io vado al di sotto del valore P con C, ma resto al di sopra del valore P con E, una volta superata la gola, il mio flusso diventerebbe supersonico. Però all'interno dell'ugello si genera poi un'onda d'urto normale che crea un brusco incremento della pressione e mi riporta il flusso in subsonico. Pertanto l'ugello non funziona comunque come ugello di De La Valle, cioè come ulteriore acceleratore, perché una volta che perché non riesce ad aggiungere a numeri di Mach superiori a 1. Se invece riesco ad andare al di sotto di un valore di pressione P con E, ho finalmente uno sbocco supersonico. Quando il valore di pressione va al di sotto di P con E, io allo sbocco avrò comunque un valore di pressione che avrà un certo valore P con F. Però se la contropressione è meno di P con E ma più di P con F,
in uscita si genera un'onda tutto obliqua che riporta il valore della pressione che riporta il valore della pressione al valore P con F, perché in uscita va comunque il valore P con F. Mentre una volta arrivato al valore P con F lo sbocco in uscita non ho alcun effetto. Se in uscita ancora dovesse avere un valore di pressione P con G inferiore al valore P con F, in uscita avrò ancora una volta il valore di pressione P con F, ma in uscita si genererà stavolta non più un'onda tutto obliqua che riporta il valore P con F, ma quella che si chiama onda di espansione contraria, che crea un'ulteriore riduzione di pressione, che crea un'ulteriore riduzione di pressione fino al valore P con G che sto considerando. La presenza tuttavia delle onde tutto oblique o delle onde di espansione non cambia quello che è il funzionamento supersonico dell'ugello, in quanto il numero di Mach supera comunque il numero di valore unitario e arriva sempre in ciascuno dei tre casi al numero di Mach superiore a 1, arriva in ogni caso a un prefissato, arriva in ogni caso allo stesso valore del numero di Mach. Inoltre, come abbiamo detto prima, superato, ecco, diciamo, andati al di sotto del valore P con C come contropressione, per quanto riguarda la portata massica, abbiamo il massimo della portata massica. Vale a dire che se la pressione P con C risulta maggiore del valore PC grande, la portata in uscita è minore di quella massima. Se invece PC, la contropressione, è minore o uguale del valore PC grande, allora la portata in uscita è uguale al valore massimo, vale a dire che il mio flusso è soffocato. Ora, atteso questo discorso, c'è tuttavia da segnalare che nel momento nel quale la mia pressione va al di sotto di PC grande, è vero che il mio flusso diventa soffocato, ma non è detto che l'uscita sia supersonica. Anzi, in generale l'uscita non è supersonica se non arrivo a un valore di contropressione pari a P con F. Questo perché quando la pressione risulta ancora maggiore di questo P con F, all'interno dell'ugello si genera un'onda tutto normale, che è un fenomeno più irreversibile, che riporta il valore della pressione a valori più alti e mi abbassa il numero di Mach sotto 1, quindi continuo ad avere un'uscita subsonica. Per garantirmi l'uscita supersonica devo avere una contropressione che sia P con E o meno di P con E. Quando avrò un valore di pressione in uscita P con E o meno di P con E, in uscita avrò sempre lo stesso valore di pressione P con F, cioè nell'ultima sezione dell'ugello avrò sempre il valore di pressione P con F. A questo punto, se la contropressione è minore di P con E ma maggiore di P con F, all'uscita si genera un'onda tutto obliqua che mi riporta il valore della pressione alla contropressione. Se invece all'uscita c'è una contropressione che è più piccola di P con F, per passare dal valore P con F alla contropressione che c'è, avrò un'onda di espansione, fenomeno che è in qualche modo opposto a quello dell'onda obliqua, che mi riporta la pressione al valore di qui sopra. C'è da dire che la presenza delle onde tutto obliqua e d'espansione non cambia né non incide né sul valore della portata in uscita né sul numero di Mach in uscita, ok? Mentre la presenza dell'onda tutto normale non incide sul valore della portata in uscita ma incide sul numero di Mach in uscita. Ci siamo? Allora, quindi in generale nel caso di ugelli di Laval esistono tre fenomeni non isoentropici che possono verificarsi, che sono la presenza di un onda d'urto normale o di un onda d'urto obliqua,
o di un'onda di espansione. Nel caso della presenza di nessuno di questi fenomeni, inficia il valore della portata massica in uscita dall'ugello, in quanto in tutte e tre le situazioni si verificano quando la pressione è comunque inferiore al valore limite P con C grande, che è il valore che mi consente di avere condizioni critiche nella gola. Allora la portata in uscita è sempre quella massima, il flusso è sempre soffocato. Tuttavia, se c'è un'onda d'urto normale, questa onda d'urto normale incide sul numero di Mach, perché fa sì che il numero di Mach venga abbattuto dentro il mio ugello, cioè l'uscita non sia supersonica. Quindi l'ugello di Laval non funziona come dovrebbe, se mi passate il termine, cioè non accelera il mio flusso a supersonico. Se la contropressione viene diminuita ulteriormente al di sotto del valore limite P con E, finalmente il flusso di uscita sarà supersonico e questo flusso di uscita sarà sempre uguale, avrà sempre una pressione pari a un valore P con F, indipendentemente da tutto, e il numero di Mach in uscita sarà sempre lo stesso, indipendentemente da tutto. Ho sempre la stessa condizione per un prefissato ugello. Tuttavia, che cosa cambia in questo discorso? Questo discorso, ovviamente, posso avere la presenza o di un'onda d'urto obliquo o di un'onda di espansione, perché ovviamente io in nell'ultima sezione avrò questo valore P con F, ma poi la contropressione sarà diversa. Per cui deve esistere un fenomeno, ancora una volta non isoentropico, ancora una volta irreversibile, che riporta la pressione al valore di contropressione. Okay. Però è essenziale tener conto quindi dei due valori limite, PC grande e P con E, perché il primo ci consente di garantirci che la portata in uscita sia quella massima, il secondo ci consente di garantirci che il flusso in uscita è supersonico. Okay? Le due condizioni insieme ci garantiscono il corretto funzionamento dell'ugello della valle, cioè ci consentono di avere un ugello che effettivamente estrae dal mio serbatoio la portata massima possibile e la estrae con la velocità massima possibile. Quindi alla fine, ecco, raggiunge l'obiettivo che ci eravamo posti un paio di lezioni fa, cioè quello di avere un flusso che ha il massimo della portata e il massimo della velocità, quindi un flusso che a tutti gli effetti, va ad avere il massimo della spinta idrodinamica. Ci siamo? Va bene. Ora, diciamo, per cercare di capire quello che è il funzionamento dell'ugello della valle in maniera un pochino più situata, poniamoci un po'. Facciamo un esercizio su questa cosa. Quindi a questo punto abbiamo visto il funzionamento degli ugelli convergenti, abbiamo visto il funzionamento di un ugello convergente e divergente, quindi abbiamo visto i due dispositivi che sostanzialmente ci consentono di accelerare un flusso, a partire da un serbatoio che riporta condizioni di stagno. Ne abbiamo visto il funzionamento in condizioni isoentropiche, a parte alcuni fenomeni non isoentropici che sono la presenza delle onde d'urto, perché come vedrete poi eventualmente in corsi successivi, la presenza, ecco, lo studio di fenomeni non isoentropici è estremamente più complesso, e noi faremo solo qualche accenno a flussi non isoentropici. Abbiamo visto che quali sono le condizioni che ci consentono di ottenere il massimo della portata e il massimo della velocità in uscita da questi ugelli. Ripeto, noi abbiamo parlato di condizioni isoentropiche perché appunto questo ci consente di utilizzare la legge di conservazione dell'energia così come l'abbiamo scritto, e ci ha consentito di ricavare tutta una serie di risultati. Lo studio dei moti non isoentropici, ovvero di moti che sono non adiabatici perché magari c'è scambio di calore, perché magari il nostro gas passa per un bruciatore, no? Quindi ci sono delle reazioni chimiche di combustione che danno luogo a produzione di calore, oppure semplicemente perché il nostro flusso viene in qualche modo riscaldato, come può capitare in uno scambiatore di calore, oppure
perché le resistenze al moto sono significative nel nostro sistema e quindi accade che queste danno luogo a una irreversibilità dei processi che ovviamente va considerata nel nostro discorso. Bene, questo dà luogo a una complessità molto maggiore dello studio di questi processi, cioè alla fine lo studio di questi processi in maniera quasi monodimensionale, come abbiamo fatto fino a questo punto, diventa di fatto impossibile, risulta estremamente complesso studiarli, ecco, in questa maniera concettuale, ma vi è a questo punto necessità di risolvere l'equazione del moto, cioè alla fine l'equazione di Stokes per il nostro fluido comprimibile, alle quali associeremo le opportune equazioni termodinamiche, quelle relative agli scambi di calore, e le opportune equazioni di stato, quindi alla fine c'è una trattazione risulta estremamente complicata. Noi faremo riferimento solamente a due processi di moto non isoentropici. In particolare faremo riferimento a due particolari processi non isoentropici. Moti non isoentropici. Ma che avranno, diciamo, alcune caratteristiche ben precise. In particolare, noi abbiamo detto perché un moto potrebbe non essere isoentropico. Un moto di un gas reale in generale non è isoentropico perché? Perché ci sono scambi di calore. Qui il moto non è adiabatico. E perché ci sono le resistenze al moto. Quindi il moto non è reversibile. Ora, noi in realtà non considereremo il caso generale, ma considereremo due particolarizzazioni. Considereremo quelli che chiamiamo moti di Rayleigh, e quelli che chiamiamo moti di Fanno. L'ipotesi di Rayleigh è quella di avere a che fare un moto con scambio di calore ma senza dissipazione. Ok? Quindi considereremo la situazione nella quale noi abbiamo ad esempio un gas che defluisce all'interno di una tubazione, scambia calore con l'esterno, però è comunque un gas perfetto, non ha resistenze, no? Comunque un fluido perfetto, scusatemi, non un gas, un fluido perfetto, quindi non ha resistenze al moto. Quindi l'unico motivo per il quale questo moto di Rayleigh è non isoentropico è che ci sono scambi di calore. Situazione duale è quella del cosiddetto moto di Fanno. Un moto di Fanno è un moto adiabatico con dissipazione, cioè è un moto nel quale la nostra tubazione è di fatto isolata, no? Non ha scambio con l'esterno, non ha scambio di calore con l'esterno, tuttavia ci sono dissipazioni non trascurabili. Un esempio di moto di Rayleigh potrebbe essere quello che accade per esempio in uno scambiatore di calore, oppure anche quello che accade in un tratto abbastanza breve di una tubazione nella quale defluisce un gas abbastanza rarefatto e questa tubazione è per esempio soggetta all'isolazione. Ok? Oppure potrebbe essere quello che si ha in un breve tratto di tubazione nella quale c'è un bruciatore che quindi realizza una reazione di combustione che produce una produzione di calore. Quindi c'è tutta una serie di situazioni nelle quali possiamo avere un moto nel quale c'è scambio di calore, però siamo in tratti brevi, quindi le dissipazioni di fatto risultano trascurabili. Invece, situazione duale è quella di una tubazione che è di fatto isolata dal punto di vista termico, per cui si comporta sostanzialmente come adiabatica, tuttavia questa tubazione è abbastanza lunga, ovvero ho
il mio gas ha un comportamento abbastanza diverso da quello di un fluido perfetto, magari un gas abbastanza denso, ok? Per cui sostanzialmente la sua viscosità su un tratto abbastanza lungo comincia ad avere un effetto. Questa situazione è una situazione di moto adiabatico ma con dissipazione, è quella che chiameremo moto di Fanno. Vedremo che per queste due situazioni limite, siamo in grado di dare un po' di relazioni, siamo in grado di capire come varia, come in questo processo variano entalpia, quindi pressione, temperatura, numero di Mach, e entropia allo stesso modo. Perché ovviamente in questo processo, in questi processi l'entropia varierà, proprio perché il moto è adiabatico oppure a dissipazione, quindi in generale quindi in generale un moto è una situazione non isentropica, una situazione irreversibile. Molto più complesso, come ho detto prima, è la situazione più generale, quella di un moto nel quale dobbiamo considerare contemporaneamente la presenza delle resistenze e gli scambi di calore, per la quale non siamo in grado di dare soluzioni in qualche modo chiuse come quelle che vediamo qua e che non sarà oggetto di questo corso, ma che può essere trattata solo con gli strumenti più avanzati della fluidodinamica, in particolare la fluidodinamica computazionale, sicuramente diciamo all'interno di questo corso che rientra all'interno di un terzo anno di ingegneria industriale non possiamo affrontare, ma che eventualmente affronteremo più avanti. Bene, allora, fatta questa premessa, che poi affronteremo nella prossima lezione, affronteremo prima i modi di Rayleigh e poi i modi di Fanno, andiamo a fare un esempio. Andiamo a farci un esempio per cercare di capire che cosa abbiamo. Vi propongo pertanto un esercizio che svolgerete nel resto della lezione di esercitazione, che adesso via via con la mia assistenza cercheremo di portare a termine. Consideriamo aria che defluisce all'interno di un gelo convergente e divergente. In particolare, consideriamo il nostro gelo convergente divergente. Ovviamente poi da un punto di vista costruttivo non è necessario che gli estremi del gelo siano uguali, nonostante io l'abbia disegnato così, per questo vado a evitare questa cosa in questa seconda versione. E che cosa abbiamo? Noi abbiamo una corrente d'aria che ha una velocità inizialmente di V1 molto prossima a 0, no? Quindi partiamo quasi da condizioni, praticamente da condizioni quiete, e ha una pressione P1 di 1 megapascal, 1 milione di pascal, ok? Quindi circa 10 atmosfere. Ed è una temperatura T1 pari a 800 gradi Kelvin. Bene, questa corrente d'aria imbocca un ugello convergente divergente avendo un'area della gola pari a 20 centimetri quadrati. Adesso noi abbiamo questo sistema. Andiamo a misurare che il numero di Mach in uscita è tale. Ok? Quindi noi abbiamo questo ugello, conosciamo le caratteristiche della corrente di ingresso, noi poi abbiamo un misuratore di velocità e di altre grandezze in uscita, osserviamo che il numero di Mach è 2. Ovvero se volete al contrario,
stiamo studiando un problema di progetto nel quale vogliamo che il numero di macchine in uscita sia 2. Quindi in qualche modo abbiamo fissato la condizione che il numero di macchine in uscita sia pari a 2. Ci poniamo tre problemi. Allora, uno, vogliamo calcolare le grandezze caratteristiche nella gola. B, calcolare le grandezze caratteristiche della sezione d'uscita. Ovviamente, cosa sono le grandezze caratteristiche? Le grandezze caratteristiche sono la pressione, la temperatura e il numero di macchine, ovviamente, no? Ovvero la velocità. C, calcolare la portata massica dei fluidi da uno soggetto. Ok? Quindi, dato questo gelo convergente e divergente, nel quale che è caratterizzato da una corrente in imbocco con velocità trascurabile, pressione pari a 1 MPa, temperatura pari a 800 gradi Kelvin, vogliamo determinare l'area della gola pari a 20 cm quadrati, vogliamo determinare le grandezze caratteristiche della gola, le grandezze caratteristiche della sezione di uscita e la portata massica uscente. Vi faccio solamente notare che l'ipotesi di moto isoentropico, unita al fatto che abbiamo considerato che la velocità di Gnu sia trascurabile, quindi di fatto possiamo ammetterla pari a zero, ci dice immediatamente che quindi la pressione di ristagno è uguale a P1 è uguale a 1 MPa e la temperatura di ristagno è uguale alla temperatura T1 è uguale a 800 gradi Kelvin. Ok? Chiaramente no, perché? Poiché questo moto è isoentropico, poiché là la velocità è zero, quindi ha una condizione di quiete, quella è la condizione di ristagno, per quello che ci siamo detti sui moti isoentropici. Quindi conosciamo le grandezze di ristagno, pressione e temperatura. Inoltre noi abbiamo detto che questa grandezza è aria, che questo flusso è aria, e questa pure è una questione fondamentale, perché il fatto che abbiamo a che fare con l'aria ci dice quanto vale il rapporto tra i valori specifici. Ci dice quanto vale il rapporto tra i calori specifici. Sappiamo che il rapporto tra i calori specifici deve essere pari a 1.4. Ok? Va bene. Allora, noi adesso ci fermiamo, c'è un po' di pausa, poi ovviamente io vorrei che voi cominciate, che voi in questi 5 minuti di pausa magari cominciaste a ragionare un attimo su come è possibile risolvere questo problema. Poi diciamo, ci vediamo, diciamo, tra 5, magari ci vediamo fra 10 minuti e vediamo insieme come è possibile risolvere il problema. In realtà, fino a questo punto abbiamo tutti gli strumenti, quindi magari mi farebbe piacere se voi cominciassi un attimo a ragionarci prima in maniera autonoma, con gli strumenti che ci siamo dati, poi ovviamente vedremo insieme qual è la soluzione, come si fa a rispondere a questi problemi.